Medicina, antica terra bruna. Antica terra sudata da antiche genti, dalle mani rudi come radici. Aldo Borgonzoni nacque nel 1913 a Medicina, un piccolo comune nel bolognese. Figlio di un bracciante e di una venditrice di stracci, visse l'infanzia in povertà. Per me è un gioco, il primo gioco che ho trovato importante nella mia vita, sono stati i sassi. Allora i sassi bagnati luccicavano e diventavano delle immagini, perché le sceglieva non quelle lisci lisci, ma quelli che avevano, mi facevano pensare dei draghi, a degli animali. Nel 1930 si trasferì a Bologna, seguendo il sogno di diventare pittore. Qui lavorò come cesellatore nella bottega di un argentiere e nel 1935 si diplomò alla scuola d'arte. Io volevo iscrivermi all'accademia. All'accademia bisognava, ci volevano dei soldi fare. Allora cerco a Bologna, quando arrivo del 30, di andare presso qualche pittore. I pittori mi dicono: ma no, ma tu non sai mica fare i 600, i 700, ma imparerò. No, dice, noi li vogliamo già formati. Devi fare l'istituto d'arte. Allora, l'istituto d'arte non ho i soldi per farlo di giorno, li faccio di sera. Vado da Stefani, Stefani mi fa fare la prova del disegno. Mi sta bene, fra 6 mesi ti pago. E divento un grande orfo e cesellatore. Ma è la bottega giusta, perché le accademie hanno una storia che nascono delle botteghe. Nel 1938 compì un viaggio in Germania per studiare la pittura espressionista, allora ostacolata dal regime nazista, in quanto considerata arte degenerata. Nel 1940 dipinse un autoritratto di pungente intuizione psicologica. La pennellata, mossa e concitata, prelude alle future esperienze di marca espressionista. Nei confronti della cultura cominciavo a nutrirmi anche dei linguaggi e dei testi dell'arte che nasce fuori dall'Italia, ma che pur sempre è all'Italia, Europa. Là c'era una pittura più viva, perché la cultura di quel paese era meno legata alle convenzioni del potere della Chiesa. E allora i pittori dell'espressionismo tedesco, che ho visto in particolare nelle riviste, mi davano una grande agitazione. Volevo dare a questo sangue della mia pittura, una energia che cercavo di esprimerla. Ecco, l'energia di una pittura che doveva essere in qualche modo nuova nel senso della tradizione iconografica che conoscevo fino allora. La mia natura era la natura di un pittore libertario, amavo la libertà perché ero nato nella libertà. Nel 1942 partecipò al Premio Bergamo e conobbe gli artisti antinovecentisti Bruno Cassinari, Ennio Morlotti e Renato Guttuso, riuniti intorno alla rivista Corrente. Fu un incontro importante, perché entrò in relazione con una realtà più aperta alla pittura europea. Entrò anche in amicizia con maestri lontani stilisticamente, come lo scultore accademico d'Italia Domenico Rambelli. I rapporti fra Aldo Borgonzoni e la società bolognese e la cultura italiana in quegli anni sono particolarmente interessanti. Il giovane Borgonzoni, come tanti altri artisti bolognesi, nel momento in cui arriva all'Accademia come docente Virgilio Guidi, ne resta affascinato, al punto che nel 1942, pur essendo quasi indigente, incarica Virgilio Guidi di fare il ritratto della giovane consorte di Alfonsina, mia madre.
E poi la situazione a Bologna, come in gran parte d'Italia, si fa drammatica per via dei bombardamenti. Virgilio Guidi e Aldo Borgonzoni si rifugiano a Medicina. Virgilio Guidi non era da solo, era con la sua modella e con il marito della modella. Il fatto che Guidi a Medicina, frequentando le osterie, continuasse a dire: ma noi abbiamo le armi segrete, vinceremo comunque la guerra, perché la guerra stava già andando parecchio male per praticamente le forze dell'asse, no? Questo mise in crisi Aldo Borgonzoni, perché Aldo Borgonzoni già era praticamente un uomo della resistenza, e il migliore amico medicinese di Aldo Borgonzoni si chiamava Argentesi, e nel dopoguerra diventerà sindaco di quel paese. Convocando Borgonzoni disse: guarda, abbiamo deciso come cellula partigiana che Virgilio Guidi, per rispetto tuo, non lo faremo fuori, ma deve andare via entro 3 giorni. Ebbene, Aldo Borgonzoni insegna a questi 3 ad andare a biciclettare e Guidi si stabilisce a Venezia, di nuovo all'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove era comunque in contrasto con gli altri docenti, perché era un uomo di carattere un po' particolare. Domenico Rambelli, Aldo Borgonzoni l'aveva conosciuto nel 1938 o 39. Rambelli si rifugia a Bologna e continua il dialogo con il giovane Borgonzoni. È tale il loro dialogo che Rambelli fa il ritratto di Aldo Borgonzoni in terracotta. Ebbene, Rambelli dice a Borgonzoni: ma Bologna mi sembra ormai una città pacificata, perché non andiamo a fare 2 passi fino alle 2 torri? Aldo Borgonzoni accetta, assieme arrivano quasi alle 2 torri, quando, come nei film francesi, non era una Citroën, ma era una piccola Topolino praticamente nera, scendono 3 partigiani, circondano Rambelli e Borgonzoni. Rambelli è in piedi contro il muro, e poi nel momento in cui parlano i partigiani s'accascia per terra, e i partigiani semplicemente dichiarano a Rambelli che lui doveva essere portato a Faenza, al Tribunale del Popolo, ma il suo destino era già segnato. Mentre Borgonzoni convince i 3 partigiani, dal momento che non avevano un mandato scritto e dal momento che Borgonzoni, da comunista, li invita invano ad andare a dirimere la questione presso la federazione del PC di Bologna di via Barberia, i partigiani si convincono, ripromettendosi di venire il giorno dopo a Bologna a riprenderlo con un mandato scritto. Ebbene, nella notte stessa Rambelli parte in auto e si rifugia per molti mesi dentro al Vaticano. Questi eventi, che la dicono lunga su un fatto di fondo, ossia come gli artisti eminenti e non eminenti italiani guardassero la tragedia della guerra con occhi diversi, perché in definitiva quello che contava era salvare la dignità dell'uomo. La sua produzione pittorica in questo periodo documenta gli orrori della guerra, il ciclo sull'eccidio di Marzabotto, solcato da riverberi tragici e dall'alto esempio di una pittura espressionista in presa diretta con la storia. Nel dopoguerra le sue opere saranno inserite nel Ghetto Fighters House, fondazione israeliana dedicata alla lotta al nazismo. Nel 1944, a Bologna, nel bolognese, succedevano cose terribili, ossia la linea gotica, che era poco sopra Marzabotto,
portò a delle fasi della resistenza molto importanti. Bologna, il centro storico di Bologna, era chiuso in quella che veniva definita dai tedeschi Sperrzone. Era la militarizzazione delle porte storiche. Per entrare, per uscire, occorreva un pass. Questo pass aveva un marchio, un timbro, con la firma di Kesselring. Il movimento partigiano non aveva nessun problema a falsificare un documento, ma il problema vero era la falsificazione del timbro, perché il timbro portava a caratteri goticheggianti la firma di Kesselring. Allora la cosa più difficile è la firma. La firma di Kesselring, ho detto, è il terzo giorno che provo, ormai sono... perché le disegnavo che sembrava una firma gotica, tanto era bella, svolazzante. Allora imparo e allora ho detto che le firme sono dei disegni e quindi un disegno, una firma qualsiasi la so fare. Non sono un partigiano, però voglio dire una cosa, ho fatto le cose che loro non sapevano fare. Ho scelto la resistenza, ma che resistenza è stata la mia quando ho detto non si può uccidere un fascista perché è un italiano, perché non ci vuole un processo. Allora partiamo da valori profondamente umani, cristiani. Allora scopri l'uomo. Nel 1945, a Bologna, fondò assieme ai pittori Mandelli, Corsi, Minguzzi e Rossi il gruppo Cronache, aprendo anche un'omonima galleria d'arte. Ciò che in particolare si diffuse tra i più giovani fu il desiderio di conoscenza, la volontà di rompere i limiti culturali che il fascismo e la guerra avevano brutalmente imposto. Per Borgonzoni rimasero irrinunciabili le radici, l'identificazione con la gente della bassa, la convinzione che l'arte dovesse interpretare le trasformazioni sociali. Nel 1948, alla Camera del Lavoro di Medicina, eseguì in stile neocubista il grande dipinto murale Storie del lavoro e della guerra. Ad oltre un settantennio, l'esito rappresenta un raro esempio di pittura sociale. I murali di Borgonzoni sono stati pubblicati in vari libri, tra cui The PCI Artist dell'Università di Siviglia nel 2015 e sono stati oggetto di studio da parte dell'Università californiana Yale. Sempre nel 1948 divenne organizzatore a Bologna, a Palazzo Re Enzo, della mostra della Alleanza della Cultura, che definì il campo fra artisti figurativi in consonanza col Partito Comunista e altri che ne rifiutarono gli indirizzi. Il pittore Renato Guttuso partecipò alla mostra, invitando poi Borgonzoni a dipingere nel suo studio romano di Villa Massimo. Ne fece anche gli elogi in un articolo pubblicato sul Progresso d'Italia. E a Roma Borgonzoni entra in rapporto con Cagli, non solo con Guttuso, ma con tutti i maggiori praticamente artisti del dopoguerra romano, molti dei quali poi rifiuteranno di subire i diktat del Partito Comunista. Guttuso, con la mostra di Bologna, lui mi considera un uomo molto importante, ma alla luce del realismo mi invita a vivere a Roma 3 mesi. Allora, lì c'è una fase, un momento molto importante, perché diventai direttore di un grande negozio in Piazza di Spagna di antiquariato e poi cominciai a frequentare tutto il gruppo più moderno, da Scarpita a Turcato a Leoncillo. E poi loro scoprono, nel venirmi a trovare in Piazza di Spagna, che io dipingo dei sassi perché non ho più la possibilità dello studio di dipingere a cavalletto. Allora lì non ero più il bambino che li dipingeva con i colori per dipingere le porte. Avevo a mia disposizione già i colori più importanti che potevo prendere e me li verniciavo con la nitrocellulosa.
e diventavano limpidi e belli di colore come se fossero nati dal fuoco. Ma Sassi, espressionisti fauvisti, per cui la contraddizione fra l'artista che accetta i diktat del Partito Comunista e poi per ribellarsi si ribella con questi Sassi astratti, gestuali, immaginifici, meravigliosi. Mimmo Rotella scrive nel 1990: erano talmente belli che avrei voluto rubarne uno. Io non ci sono riuscito, ma l'amico che era con me, uno se l'è preso, hai capito? Per cui è tutto un coacervo di vicende che vedono Aldo Borgonzoni come un grande artista di storia che attraversa il Novecento con tutte le sue contraddizioni, ma con un occhio estremamente libero. Fino a metà degli anni 50, l'artista operò nell'ambito del realismo sociale. Nel 1950 eseguì nella Casa del Popolo Antonio Gramsci di Vignola il ciclo di dipinti murali Storia del movimento operaio e contadino padano, oggi andata perduta. Un'altra sua opera di grande formato, Tramonto del mondo contadino, è oggi collocata presso la sede della Regione Emilia-Romagna. Dei suoi cicli più importanti, uno, forse il maggiore, è il ciclo sulla civiltà contadina. Civiltà contadina che lui analizza dalle fasi arcaiche, quelle che precedono l'industrializzazione della stessa agricoltura al termine degli anni 50, guardava davanti però con anche gli occhi al retro, guardava praticamente tutto quello che con il cosiddetto miracolo economico moriva in Italia. Ma quando una cultura si prende l'impegno di accettare e di vedere, di essere solidale con quell'umanità che poi è quella emarginata, quella che muore, quella che soffre, tutte le sofferenze, è la lotta del proletariato per un mondo migliore. Cortina, la bella e ridente cittadina situata nel centro della magnifica conca di Ampezzo, che da Ampiezza trae il suo nome. Negli stessi anni, per l'artista, si aprì il dialogo con Mario Rimoldi, sindaco di Cortina d'Ampezzo, uno dei maggiori collezionisti d'arte italiani. Rimoldi acquisì alcune opere di Borgonzoni e lo invitò a dipingere nelle sale estive della scuola d'arte di Cortina. Bene, alla fine degli anni 50 Aldo Borgonzoni è stato, diciamo, alla corte di Mario Rimoldi e addirittura ha dipinto una serie di opere che sono state tema di una mostra nell'anno successivo alla Grabowski Gallery di Londra. Esponendo a Londra ha ottenuto la copertina della più importante rivista d'arte anglo-statunitense, Apollo Magazine of Fine Art. Ebbene, la cosa incredibile per l'uomo è che dopo questo successo ogni altra persona avrebbe continuato questa ascesa nel mondo anglosassone, questa ascesa culturale. Ebbene, lui ha ottenuto questa copertina, ha ottenuto articoli fantastici e poi a Londra non è mai più tornato. Dopo si è dedicato a mostre internazionali a Zurigo, a mostre internazionali a Mosca, addirittura il Museo Puškin di Mosca nel 57 gli comperò 6 opere e potremmo dire oggi
come sei opere in epoca post-staliniana, dove saranno mai finite? Ed è una domanda normale, no? Ebbene, incredibile dirsi, nell'ultimo catalogo del 2011 del Puškin sono pubblicate queste sei opere che Aldo Borgonzoni ha venduto nel 1957 al Museo Puškin, no? La fumata è veramente bianca. Oggi ha il suo pontefice, ha il maestro, il padre, il papa. Nel 1962 Borgonzoni, di formazione marxista, rimase affascinato dal Concilio Vaticano II di Papa Giovanni XXIII, grazie al quale la Chiesa si apriva al dialogo con le istanze del mondo moderno. Borgonzoni dipinse i personaggi conciliari come il contrasto fra sacro e profano, tra le esigenze spirituali e i bisogni della società. Contrasti che assumono intensità drammatiche nelle figure e nei volti dei padri del Concilio, in quelle scarnificazioni che simboleggiano il peso della storia. Dalla stampa apprendo che Giovanni XXIII dà l'annuncio che si aprirà un concilio. Io sono laico che cerca Dio. Certo, sarà un'illusione. Io su Giovanni ci credo molto. E quindi mi aspetto che finalmente avremo l'unità delle chiese cristiane. Con l'unità delle chiese cristiane finalmente avremo i viaggi evangelici. Dai viaggi evangelici noi ci avvicineremo ad altre religioni, ad altre comunità. La pace nel mondo può venire solo se noi uniamo le forze della spiritualità. Forse uno dei maggiori scrittori di marca cattolica, che è Carlo Bo. Carlo Bo è stato per tanti decenni magnifico rettore dell'Università di Urbino. Carlo Bo scrive le cose più importanti su un ciclo di Aldo Borgonzoni, che è quello del Concilio Vaticano II. Apre un dialogo soprattutto con un grande cardinale, che era il cardinale Lercaro, ed è tale il rapporto fra lui e il cardinale Lercaro che praticamente il museo bolognese del cardinale Lercaro ha fra i quattro fondatori Aldo Borgonzoni. Per cui Aldo Borgonzoni è, come dire, un intellettuale con l'occhio sempre obliquo rispetto alla realtà, nel senso che sa guardare cosa c'è dall'altra parte, sa praticamente interpretare le trasformazioni della società italiana. Nella primavera del 1968 Borgonzoni realizzò le mostre antologiche alle Gallerie Lavnio e al Museo di Bratislava, nel clima del socialismo dal volto umano, partecipando a dibattiti sul rapporto fra arte e società. E lì si trova improvvisamente a vivere un nodo della storia, no? Però la Cecoslovacchia era ancora sotto il patto di Varsavia, per cui sotto la mano sovietica, si era formato un governo di Dubček, si scriveva allora il socialismo dal volto umano, la stampa cecoslovacca, e anche su questo abbiamo i documenti, descrive Aldo Borgonzoni come uno degli intellettuali occidentali favorevoli a questo corso nelle riviste cecoslovacche. Accanto ad Aldo Borgonzoni c'è Martin Luther King, anche lui favorevole. Mio padre è ritornato tranquillo, Martin Luther King
dopo 3 mesi, è stato ucciso non dalle truppe sovietiche, ma negli Stati Uniti da altri manigoldi, no? Fino ai primi anni del nuovo millennio, l'artista si aprì, come nel 1949, alla sperimentazione. Era il piacere della ricerca, nella certezza di aver assolto il suo impegno politico e civile. Buonasera. È in corso di svolgimento al Palazzo Ducale una mostra di pittura dedicata all'opera di Virgilio, mostra che rimarrà aperta sino al 15 novembre. Questa mostra ha un titolo, 8 maestri per un poeta. Questi maestri sono Aldo Borgonzoni, che è qui alla mia destra, Antonio Ruggero Giorgi, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Henri Moore, Augusto Maurer, Ernesto Treccani e Tono Zancanaro. Lei è considerato non un artista sperimentale, ma un artista inquieto. Inquieto è vero questo o no? È vero, perché vivo anch'io con tanti dubbi, no? Cioè, c'è stato un momento che mi ero sicuro che la dialettica del marxismo avesse la capacità di chiarire i fatti della cronaca, i fatti della storia, direi quasi in maniera dogmatica. Poi con la crisi di certe posizioni del materialismo storico mi sono trovato invece a dover rivedere molte delle mie posizioni e a filtrare, diciamo così, l'immagine con una maggiore presa di coscienza, con una maggiore visione più larga della realtà e quindi dialogando anche con quelle tendenze che prima invece io le lasciavo, le marginavo, insomma. In fondo, Aldo Borgonzoni ha vissuto il sogno di trasformare il mondo con l'arte. In lui il riscatto degli ultimi era sì un messaggio sociale, ma anche un desiderio di immutata giovinezza. Così ne ha scritto lo storico dell'arte Arturo Carlo Quintavalle. Ebbene, Quintavalle, che a sua volta, assieme a Ragghianti, ha scritto una monografia su Aldo Borgonzoni, Quintavalle ha praticamente scelto, corteggiato Aldo Borgonzoni perché lui donasse le opere e questo fondo all'OCSAC. Che cos'è l'OCSAC? È il massimo contenitore che documenta l'arte nel Novecento. Questo ritratto è stato donato assieme a 200 opere e ai carteggi di Aldo Borgonzoni con diversi fra i maggiori esponenti della cultura, dell'arte e della politica del Novecento. Nel 2004 l'artista muore a Bologna, a 91 anni. Allora Leonardo, allora Guido Reni, allora il Guercino, allora tutta la pittura ferrarese che è meravigliosa, ha dei pittori che sembrano nati di là del Po, lontani, sembrano perfino che abbiamo visto la Germania. Hanno una cultura diversa, una cultura più legata all'uomo, alle stagioni,
il modo di godere la vita. Bologna invece proprio hanno il cordone francescano, hanno il cordone dei grandi conventi, hai capito? Borgonzoni voleva essere uno di quelli là. Io ho continuato a disegnare. Io credo di averne fatte tante, poi me ne accorgo che di fronte a tanti pittori ho disegnato poco. Usare la pittura per proporre, per far comprendere, per persuadere. Un dialogo costante, che un tempo era solo con il proletariato. Ora è con tutta la gente. Nel 2006 viene fondato dal figlio Giambattista l'archivio e centro studi Aldo Borgonzoni per documentarne l'attività. Eccoci, noi attualmente siamo nel cuore dell'archivio, là dove praticamente vengono fatte le archiviazioni, dove vengono acquisiti dei nuovi documenti sull'artista, dove avviene l'elaborazione culturale e il rapporto con i collezionisti. L'archivio, che ha già realizzato nel 2018 il catalogo generale delle opere di Aldo Borgonzoni, con 1000 opere pubblicate, delle quali 600 praticamente a colori, evento che è stato presentato alla Stabat Mater dell'Archiginnasio di Bologna, appare evidente ed è chiaro che unicamente le opere che sono state archiviate hanno titolo per essere immesse nei circuiti culturali che contano. Questo è molto importante perché è una garanzia che l'archivio dà ai collezionisti ed è onorato l'archivio per aver archiviato ad oggi oltre 1200-1300 opere dell'artista. Attività nel nome di Borgonzoni è nata con l'elaborazione del catalogo generale delle opere pittoriche del maestro e che è poi proseguito negli anni successivi con un ulteriore lavoro di ricerca e di aggiornamento di quelle che sono anche le emergenze che sono arrivate al nostro archivio da parte di studiosi veramente da tutto il mondo, dalla Spagna, dall'America, naturalmente dall'Italia, sono arrivate richieste di collaborazione per ricerche specialistiche di laureandi e per dottorati di ricerca. Cosa prova nel vedere le sue opere in televisione? Beh, infatti il dialogo che abbiamo avuto la prima mezz'ora era molto più tranquillo, adesso sono emozionato proprio. A 100 anni dalla nascita del pittore Aldo Borgonzoni, l'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna propone una serie di mostre e convegni per ricordare un esponente di spicco dell'espressionismo europeo. È uno dei più importanti espressionisti del suo tempo, del Novecento, ha rappresentato quindi la storia di questi territori attraverso la documentazione sul lavoro, i disegni, la resistenza, quindi è davvero un interprete a tutto tondo del suo tempo.
Continuiamo a parlare di lavoro, un tema al centro di molte opere del pittore Aldo Borgonzoni. Alcuni di questi dipinti si possono ora ammirare al Museo d'Arte Moderna di Bologna. Nel centenario della nascita sono molti gli eventi dedicati al pittore bolognese Aldo Borgonzoni. La mostra del Museo di Arte Moderna di Bologna si propone di sondare uno dei temi più cari all'artista, quello del lavoro. Tema per lui imprescindibile, quasi obbligato, che in quella società contadina delle nostre campagne vedeva l'anima stessa della terra, la base della nostra cultura.